Ciao e benvenuto in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Oggi vediamo quello che è l'ultimo step della creazione del nostro sito web, e cioè come far sì che Google legga al meglio il nostro sito con l'ausilio di un plugin, RankMath. Ma prima di iniziare lascia un secondo che mi presenti se ancora non mi conosci. Io sono Matteo Feduzzi, un ragazzo di 24 anni e nomade digitale a cui piace tantissimo viaggiare e scoprire il mondo, ma anche parlare di marketing. E infatti tutt'oggi sono proprio un consulente indipendente con verticalizzazione in sviluppo web, ottimizzazione della visibilità sui motori di ricerca, miglioramento dell'esperienza utente e ottimizzazione delle conversioni. Ho avuto anche l'onore e il piacere di collaborare con varie aziende come SSVP, Pintalia, IONOS, Maturansia, ma anche tante tante altre. E ora io direi di non perderci in altre chiacchiere e di iniziare subito il video dopo la sigla. Andiamo subito al computer, ma prima lascia che identifichi alcuni punti essenziali. Abbiamo appena realizzato il nostro sito, lo abbiamo ottimizzato con l'ausilio di Vtrai Total Cache, l'abbiamo creato con Elementor. Ci rimane da far sì che il nostro sito venga belletto dai motori di ricerca, ma specialmente da Google. E per fare questo, cosa dobbiamo fare? Una delle prime cose da fare sicuramente è quella di andare su impostazioni, lettura e qui andare a rimuovere la spunta su scoraggio i motori di ricerca dall'effettuare l'indicizzazione da questo sito. Salviamo le modifiche e ora tutto quanto il nostro sito passerà da noindex a index, e quindi ora Google saprà che potrà indicizzare il nostro sito web. Vediamo subito cosa intendo andando su matteofeduzzi.it in questo caso. Quindi andiamo sul mio sito Veritiero e vediamo un attimo tramite ispezionamento dove si trova il tag index. Vediamo che si trova qui all'altezza del meta name robots. Qui abbiamo content follow index. Cosa vuol dire follow? Cosa vuol dire index? Follow vuol dire che Google seguirà tutti i link interni a questa pagina, mentre index indica che questa pagina deve essere indicizzata, che quindi deve essere portata in SERP. Altrimenti, se avessimo avuto content no follow e no index, voleva dire che tutti i link all'interno di questa pagina non dovevano essere seguiti e che questa pagina non doveva essere indicizzata. Spostando il flag su questa impostazione, abbiamo appunto spostato da no index no follow a follow index, e quindi questo è il primo passo da seguire. Il secondo passo da seguire è quello di installare un plugin che permetta di installare anche la sitemap. La sitemap possiamo identificarla come una mappa del nostro sito che dice a Google: guarda, questo è il nostro sito, qui c'è l'home page, queste sono le pagine, questi qui sono i post, eccetera, eccetera. E dove si trova la sitemap? Solitamente, tipo sul mio sito, si trova al seguente URL, quindi sitemap index.xml, è un file.xml. Se lo andiamo a caricare, vediamo appunto che c'è post e pagine. Tutti i post all'interno, e sono 87, verranno indicizzati, come anche le pagine mostrate qui, che sono 11 e verranno indicizzate. Ma ovviamente su un sito che non ha un plugin come RankMath, questa sitemap non esiste, a meno che non la creiamo noi manualmente. Ma ovviamente è molto più facile utilizzare un plugin come RankMath SEO. Ora, i due grandi rivali che si scontrano per questa funzionalità sono appunto RankMath SEO e Yoast SEO. RankMath SEO è il plugin più giovane, che però ha dato prova di sé con tante funzionalità e una pulizia interna al plugin molto efficace, ed effettivamente è molto ridotto rispetto a Yoast SEO. Ed effettivamente RankMath SEO è più leggero rispetto a Yoast SEO. Ma vediamo subito come poterlo configurare una volta installato. Ovviamente, per installarlo, solito procedimento: si va su plugin, si cerca il plugin, quindi si cerca RankMath, poi si installa e poi si attiva. Una volta attivato, anche qui ci sarà un setup wizard da seguire che già ci aiuterà a configurare buona parte del tutto, ma ci sono anche altre impostazioni che vanno viste e non è come Vtrai Total Cache. Qui è un attimo da andare più nel dettaglio e vedere un secondo le sue funzionalità. Vediamo innanzitutto che su Bacheca possiamo abilitare vari
tool, vari strumenti, tipo ad esempio il monitor 404, che può essere molto utile perché se abbiamo cambiato pagine, abbiamo insomma fatto un po' di casini vari, il monitor 404 ci serve tanto per capire quali sono quelle pagine che restituiscono uno status 404, quindi quelle pagine che non sono più visibili, e magari puoi andare a creare un redirect, e possiamo fare questo anche con RankMath, abilitando appunto, attivando reindirizzamenti. Quindi diciamo che queste sono due opzioni che ti consiglio di attivare, sia monitor 404 che anche reindirizzamenti. Poi abbiamo ACF per Advanced Custom Field, AMP, Analytics, BBPress, BuddyPress, Content AI, SEO per le immagini, che possiamo lo stesso attivare. C'è anche l'instant indexing, che però è più utile per tipo richieste di lavoro, quindi post job, o richieste tipo, non so, una partita live ha bisogno ovviamente di essere indicizzata subito, ma non un articolo qualunque che è creato per rimanere lì anni, per durare anni o anche per durare mesi. Mentre poi abbiamo il contatore dei link, SEO locale nel caso in cui vogliamo, siamo magari un'azienda, dobbiamo puntare su a rafforzare la nostra SEO locale. Abbiamo anche news sitemap, abbiamo appunto reindirizzamenti, schema dati strutturati, la sitemap che è quella che abbiamo visto prima e quindi questa la dovremo abilitare, abbiamo anche la gestione dei ruoli, Google Web Stories e WooCommerce. Ok, direi di tenere attive queste funzionalità. Poi andiamo su aiuto e vediamo che qui possiamo connettere il nostro account. Attualmente io non connetterò l'account perché essendo su un sito in locale è abbastanza inutile. Però essenzialmente una volta che clicchi qui ti si apre la pagina su RankMath, dovrai effettuare il login, lo puoi fare direttamente anche con Google e poi avrai l'account collegato. Dopodiché abbiamo la configurazione guidata che sarebbe il setup wizard e poi abbiamo anche l'importazione e l'esportazione dei dati che abbiamo configurato qui su RankMath. E questa è molto utile nel caso poi si voglia passare a un altro sito oppure si vogliano esportare le impostazioni che abbiamo settato su un sito principale. Ma ora andiamo avanti e andiamo su Analytics. Come puoi vedere qui quello che ci richiede è di collegare l'account RankMath e poi ci farà vedere dei dati tipo ad esempio le visite che fa il sito e altro. Personalmente non andrei ad utilizzarlo, quindi lo disattiverei anche perché poi vedremo come utilizzare Google Analytics, che è lo strumento su cui consiglio di focalizzarsi. Quindi vediamo un po' dove possiamo trovarlo. Ok, Analytics, andiamo a disattivarlo e abbiamo quindi queste impostazioni. Bacheca impostazioni generali, partiamo da qui. Impostazioni generali, partiamo da link, rimuovi la categoria base. Questo consiglio di attivarlo perché ci permetterà di rimuovere lo slug category su ogni categoria che abbiamo. Quindi non si vedrà sempre dominio, category e poi il nome della categoria, ma si vedrà direttamente dominio e nome di categoria. È sempre meglio avere un link più semplice, diciamo memorizzabile, ma in realtà un link non è memorizzabile, però comunque un link semplice che Google possa leggere anche meglio. Poi abbiamo questa impostazione che reindirizza gli allegati agli URL dove sono effettivamente inseriti, abbiamo anche il reindirizzo degli allegati orfani che riportano solitamente al dominio, è corretto. Link non follow esterni, se attiviamo questa impostazione di default tutti quanti i nostri link all'interno di una pagina avranno il link rel su abilitato sul no follow. Cosa vuol dire? Dice Google semplicemente non seguire lato SEO altre pagine a cui sto linkando. Questo si utilizza quando non si vuol dare autorità ad un altro sito, ad esempio un competitor, e si va ad abilitare questa impostazione, oppure più che altro quando si rimanda a un sito che non ha un'autorità, ad esempio un sito in HTTP che quindi è un po' così, oppure un sito che non mostra tanta affidabilità ma che magari ci troviamo nella situazione di dover linkare. Poi abbiamo anche il link non follow per il file immagini, anche qui direi di tenerlo disattivato. E poi abbiamo apri link esterni in una nuova scheda finestra, questo aggiunge appunto il target blank a livello di HTML. Che cosa vuol dire? Che tutti i link
esterni verranno aperti proprio su una nuova finestra. Quindi si aprirà una nuova finestra così dove ci sarà quella determinata pagina. Ovviamente questo è bene per non far chiudere la nostra di pagina. Andiamo a salvare le modifiche e poi passiamo a breadcrumb. Andiamo ad attivare i breadcrumb e qui ti consiglio magari di utilizzare questo separatore, ma ovviamente questa è una scelta grafica. Puoi anche inserire un separatore custom e impostarlo direttamente tu. Questo magari sembra il più consono per dire segui questo percorso. E poi abbiamo anche mostra link alla home page, quindi possiamo decidere o meno di mostrare anche la home page nel nostro breadcrumb. Solitamente diciamo che possiamo anche tenerlo, perché la home page solitamente sono le fondamenta della nostra casa, ok? Mentre tutte quante le pagine sono magari singoli mattoni della casa. E qui possiamo andare a modificare come dovrebbe apparire. In questo caso possiamo lasciare anche home, oppure possiamo mettere proprio il nome della nostra azienda. E qui abbiamo il link alla home page, che ovviamente è questo. Abbiamo la possibilità di aggiungere il prefisso breadcrumb, il formato archivio e queste sono tutte quante cose che andranno tradotte nella lingua. Quindi ovviamente se hai un sito solamente italiano, traduci tutte queste informazioni e mettile in italiano. Hai anche la possibilità di nascondere il titolo dell'articolo, cosa che consiglio perché se lo ripeti subito dopo è inutile metterlo anche nel breadcrumb. Mostrare le categorie, come ad esempio la categoria figlia, quindi assolutamente sì. Nascondi il nome della tassonomia. Direi di lasciarlo così, quindi queste sono le impostazioni che ti consiglio. Andiamo su immagini e qui abilitiamo aggiungi gli attributi alt mancanti, in modo che qualsiasi immagine non abbia l'alt tag vuoto. Questo è importante e prenderebbe il nome del titolo, del file name, insomma. E poi abbiamo anche la possibilità di aggiungere gli attributi title mancanti sempre per l'immagine, anche qui ti consiglierei di abilitarlo e poi salviamo. Andiamo ora su strumenti per i webmaster. Questo è un pannello di configurazione che vedremo nella lezione successiva perché ci servirà la Search Console. Ancora se non sai cos'è, tranquillo, lo vediamo nella prossima lezione, come magari anche gli altri che possiamo andare a configurare, che ti consiglio di configurare, ad esempio anche Bing. Quindi passiamo direttamente al pannello successivo e vediamo che c'è il robot.txt. Questo è un file che solitamente dice ai motori di ricerca di andare a seguire o non seguire determinate pagine, come ad esempio in questo caso diciamo a Google. Permetti di seguire il file che si trova sotto la cartella wp-admin, admin-ajax.php. Questo in realtà è fatto per far sì che tutte le funzionalità Ajax vengano lette dai motori di ricerca. Se noi qui mettiamo il disallow, tutte le funzionalità Ajax. E se ti stai chiedendo cos'è una funzionalità Ajax, ti basta immaginare un blog con infinito scroll. Cosa vuol dire? Che se sei in una pagina blog e ti basta scorrere per caricare gli altri articoli sotto, in quel caso stai utilizzando una funzionalità Ajax e se questo fosse disabilitato, gli articoli sotto non verrebbero poi letti da Google ed ecco perché è importante inserirlo. Poi abbiamo il disallow, quindi non seguire in realtà la wp-admin, perché sono tutti quei file di amministrazione che a Google non interessa seguire. User agent asterisco invece vuol dire permetti a tutti i motori di ricerca di andare a seguire le pagine che hai. E poi in fondo abbiamo la sitemap, due punti con il link della sitemap effettivo. Possiamo andare a scriverlo direttamente qui se dobbiamo andare a modificare qualcosa o aggiungere altro e poi come sempre salviamo le modifiche e andiamo avanti. Andiamo su altri e vediamo che qui possiamo lasciarlo invariato. Si parla principalmente anche dei feed RSS che possiamo lasciare direttamente così. Andiamo a blocchi. E vediamo che qui c'è la tabella dei contenuti. Possiamo sempre, anzi dobbiamo sempre tradurre il contenuto in italiano e poi vediamo che possiamo numerarlo oppure possiamo tenerlo direttamente così e possiamo anche andare a selezionare quali titoli dobbiamo andare ad escludere. Solitamente io ti consiglio di andare a escludere l'H4, H5, H6 e lascerei solamente l'H1, l'H2 e l'H3, anzi l'H1 lo rimuoverei e terrei solamente H2 e H3. Questo perché? Perché
perché l'H1 è 1 solitamente e viene messo in alto, mentre gli H2 e gli H3 sono quelle headline che all'interno, ad esempio, di un articolo sono più ricorrenti e sono quelli i veri punti che dovrebbero creare l'indice dei contenuti o TOC. Passiamo poi al file htaccess e vediamo che questo è un file magari un po' più tecnico che serve per la configurazione del nostro sito e qui RankMath in automatico aggiunge già delle sue informazioni. Volendolo puoi sempre andare a modificare da qui, ma attenzione perché se qui fai qualche danno il sito subisce gravi problemi, quindi mi raccomando di modificarlo solamente se capisci questo file. Dopodiché andiamo su Monitor 404, qui è praticamente la funzionalità che abbiamo abilitato nella bacheca che ci permette di registrare tutti i 404 che un utente vede. Se ad esempio io, visitatore, vado su una pagina del tuo sito e non so, finisco su una pagina con slug lcdsfh, che è una pagina sicuramente che non esisterà all'interno del tuo sito, verrà registrato come errore 404 perché non riesce a trovare quella pagina e quindi me lo segnerà poi qua all'interno dei monitor 404. Direi di lasciare direttamente così, passiamo a reindirizzamenti e vediamo che queste sono le impostazioni di default per creare poi i link di reindirizzamento e vediamo che il tipo di reindirizzamento principale è il 301 che è il reindirizzamento permanente. Qui abbiamo anche il Content AI per generare contenuti con l'intelligenza artificiale, anche questo lasciamolo direttamente così e poi passiamo a titolo e meta. Salviamo le modifiche prima, passiamo a titolo e meta e adesso qui possiamo andare a giocare anche con l'indicizzazione o il noindex e tanto altro. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di essere indicizzati da Google, quindi lasciamo così e qui nel separatore, nel carattere di separatore, ti consiglio di utilizzare questo perché, come puoi vedere, riduce, anche se di poco, lo spazio che si utilizza nel meta title, perché il meta title, ricordo, ha un limite circa di 60, 65, 70 caratteri massimo, dopodiché mostrerà i tre puntini. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare il titolo in maiuscolo, ma direi di lasciarlo così. Miniatura Open Graph per mostrare in automatico durante le condivisioni una determinata immagine e anche il tipo di Twitter card. In questa maniera. Direi comunque di lasciare così, al massimo aggiungere qui un'immagine di default che sia del nostro sito. Salviamo le modifiche, andiamo su SEO locale, qui come ti dicevo possiamo andare ad impostare le nostre impostazioni per migliorare la SEO locale e anche andare ad identificare cosa siamo, se una persona come nel mio caso o un'organizzazione. Ad esempio in questo caso persona, qui si aggiungerà sempre il logo. E poi nell'URL va bene così, quindi anche qui salviamo le modifiche, dati meta dei social, qui andremo ad inserire l'URL della pagina Facebook, come appunto in questo caso, autorizzazione Facebook, admin Facebook e tutte le altre informazioni che ci interessano, anche ad esempio il nome dell'utente Twitter e poi salviamo anche qui le modifiche. Home page va bene così. Autori, possiamo andare a disabilitare o attivare gli archivi autore, quindi la pagina che poi conterrà tutti quanti i nostri singoli autori. Traduciamo sempre in italiano. Ovviamente in questo caso la pagina è noindex perché sono gli autori e magari ha meno rilevanza indicizzare queste pagine. Poi ovviamente valuta tu, a meno che vuoi effettivamente mostrare chi scrive i tuoi articoli o le tue pagine. Poi lasciamo sempre così, salviamo le modifiche, pagine varie, quindi ad esempio le pagine 404, in questo caso il title sarà Page Not Found, io qui ti consiglio effettivamente sempre di tradurre e poi possiamo lasciare direttamente così. Andiamo avanti, tipo di contenuto, articoli, qui abbiamo sempre la struttura del meta title che possiamo generare anche con le variabili che ci mostra direttamente qui. E appunto lascerei sempre così, tipo di schema, articolo, a meno che appunto non abbiamo altro, come ad esempio un libro, un corso e tanto altro, ma direi appunto di lasciare così, SEO title va bene, SEO description va bene, tipo di articolo, io qui ti consiglio di impostare articolo, poi articolo metarobot va bene. Titoli, tassonomia, categoria, condivisione Slack, ok, e andiamo a salvare anche qua.
pagine, sempre la pagina praticamente una struttura simile in realtà a quello dell'articolo, anche qui viene impostato su article, ma volendo con RankMath Pro hai la possibilità anche di personalizzare il tuo schema e magari proprio mettere web page, che forse è quello più idoneo a una pagina. E poi abbiamo tutte queste funzionalità sempre che vanno bene. Andiamo su allegati, ok, landing page, che è appunto è il post type che ci sta creando Elementor in questo caso. Quindi anche qui la funzionalità è più o meno simile. E non dobbiamo fare nient'altro, al massimo appunto possiamo andare ad utilizzare in questo caso sempre articolo, ma anche qui sarebbe bene utilizzare web page, quindi magari possiamo mettere nessuno e poi configurare con lo schema custom web page. Andiamo a salvare le modifiche, andiamo ancora sotto, qui abbiamo le categorie e i tag. E qui vediamo sempre meta title per la categoria e meta title informazioni per i tag. Direi di lasciare direttamente così, va bene, abbiamo le categorie indicizzate, mentre i tag sono in noindex e solitamente deve essere così perché altrimenti si va a creare un conflitto e della cannibalizzazione interna. Quindi il massimo che ti consiglio di fare è indicizzare i post, le pagine e le categorie. I tag no, perché altrimenti si va a creare quasi sicuramente cannibalizzazione tra i contenuti e poi i motori di ricerca non capiscono bene cosa devono indicizzare e cosa devono dare priorità. Al massimo potresti utilizzare i canonical che vediamo poi dopo. Quindi salviamo le modifiche, andiamo nelle sue impostazioni della sitemap, qui andiamo a generare la nostra sitemap. Attenzione, perché RankMath ci dà la possibilità anche di creare una sitemap HTML. Ci basta prendere questo shortcode, incollarlo ad esempio su una pagina e lui ci mostrerà direttamente tutte quante le pagine con una classica struttura di pagina, non come quella che abbiamo visto prima per la sitemap. E anche questo si dice che possa aiutare effettivamente la SEO perché hai tutte quante le pagine linkate all'interno di una pagina. Poi anche qui abbiamo sempre gli articoli, le pagine per capire cosa dobbiamo includere all'interno della sitemap. Come hai visto prima, io avevo appunto articoli e pagine. Potresti anche includere nella sitemap le immagini, ma se hai già i redirect poi all'articolo, io ti consiglio di focalizzarti su quella. Abbiamo sempre la landing page che viene incluso nella sitemap già di default, categoria inclusa nella sitemap e tag non incluso nella sitemap. Quindi perfetto, salviamo. Andiamo all'instant indexing. Come ti dicevo, nel mio caso non ne ho bisogno. Ne hai bisogno invece quando appunto hai delle partite live. Non so se hai un sito che mostra partite di calcio live o partite di tennis live e quindi hai bisogno subito che quell'articolo venga indicizzato. Oppure stai facendo una live, hai bisogno che quell'articolo venga indicizzato subito. Con questo lo puoi fare. Ovviamente potresti farlo anche mandando, inviando la richiesta da Google Search Console. Lo vediamo nella prossima lezione, ma questo è sicuramente uno strumento apposito che ti permette di fare quasi subito. Qui abbiamo il monitor 404, come puoi vedere attualmente non c'è niente di registrato. Poi abbiamo i reindirizzamenti, anche qui possiamo andare a creare i nostri redirect, ad esempio ne aggiungo uno e non so, voglio magari reindirizzare matteofeduzzi.local slash ciao a ciao ciao bella. E abbiamo tipo di reindirizzamento 301 quando vogliamo che quel link, quel redirect sia praticamente definitivo, cioè vogliamo spostare quella pagina su quell'altra pagina. 302, come dice poi il termine qua, reindirizzamento temporaneo, quindi se dobbiamo fare magari una manutenzione momentanea. E questi in realtà sono i due principali, poi ce ne sono anche altri, ma non stiamo a vedere insomma tutto, vediamo un attimo il basilare. Potremmo utilizzare anche il codice di manutenzione per indicare che quel contenuto è stato cancellato o non è disponibile per motivi legali, ma ovviamente 301 e 302 sono quelli che conviene mantenere. Poi si aggiunge il reindirizzamento e verrà aggiunto qua. Ovviamente adesso non lo aggiungo. Poi vediamo SEO Analyzer, che idem non consiglio di andare ad installare. Sì, ti fornisce qualche informazione, ci vuole la funzionalità Pro, ma non è niente di che, ovviamente sono analisi che si possono fare anche da soli. Poi
Poi abbiamo lo stato e lo strumenti, che è sempre una schermata di impostazione generale che ci permette di vedere la versione in cui siamo attualmente, se vogliamo fare il rollback e quindi vogliamo tornare alla versione precedente perché magari abbiamo un problema con l'ultima versione, se vogliamo attivare gli aggiornamenti automatici di RankMath, se vogliamo essere beta tester, quindi se vogliamo provare i nuovi strumenti di le nuove versioni, scusami, di RankMath, e qui abbiamo strumenti del database, quindi possiamo andare a rimuovere ad esempio tutte delle informazioni che vengono salvate nel database e che con il tempo non servono più a niente. Ovviamente prima di utilizzare queste opzioni, magari fai un bel backup del sito. Se non sai come fare il backup, poi sempre lo vedremo nelle lezioni più avanti, o magari chiedi direttamente al supporto del tuo hosting. Anche se dovresti già avere con il tuo hosting dei backup automatici che vengono eseguiti, solitamente si utilizza il cPanel e direttamente da lì dovresti trovare la sezione backup e come ripristinare un backup. Poi abbiamo lo stato del sistema, anche qui ci sono delle impostazioni generali anche del debug log, e poi abbiamo sempre importa ed esporta che abbiamo visto anche precedentemente per spostare le impostazioni. Ebbene, l'ultima opzione è aiuto e supporto, come sempre, per andare sul forum FAQ di RankMath, sul sito poi di RankMath, e questo essenzialmente è tutto. Abbiamo configurato RankMath, l'unica cosa che ci manca, come abbiamo visto prima, è su impostazioni generali, strumenti per i webmaster, che vediamo nella prossima lezione. Per questo video è tutto, io spero di essere stato super esaustivo. Per qualsiasi problema mi trovi nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ovviamente lascia un like, per me sarebbe di grande supporto. E iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video.